Sud a Sud è il nuovo disco di Teresa Desio, presentato all'archivio sonoro della canzone napoletana al centro di produzione Rai di Napoli. La cantautrice ci ha parlato di questo suo nuovo progetto legato alla rivalutazione della musica popolare del Sud. A Sud sembra quasi un'indicazione verso una via di fuga. No, è una via di accesso. È una via di accesso a un mondo che io conosco, che amo, che mi appartiene e al quale pienamente appartengo. Penso che il Sud sia, come è stato peraltro detto tante altre volte, un luogo interiore, e per questo si può lasciare la bussola quando si va a Sud, perché la forza del Sud ti attira. Portare avanti la fierezza e l'orgoglio dell'essere meridionali è una cosa che serve. Mi riferivo a una fuga da quelle che sono, diciamo, le perversioni della musica di plastica, come dice Eugenio Bennato. Ci sono molte alterazioni, diciamo, nella musica. Una fondamentale è che spesso la musica che viene prodotta in genere così nel mondo è una musica che finisce per inquinare, perché non si consuma interamente. La musica popolare, alla quale io faccio fortemente riferimento e ritorno in questo disco A Sud a Sud, la musica popolare ha questo grande potere di non essere inquinante, perché è una musica che serve sempre, che nasce, esiste e si sviluppa in quello che gli scienziati di questo settore chiamano in un ciclo servile. È la musica che suona nelle feste, nei rituali, nelle processioni, nelle morti, nelle nascite, negli innamoramenti, nei corteggiamenti. È una musica che ha uno scopo. Dove potremo consumare A Sud, dal vivo magari? Dal vivo io comincerò a suonare nella seconda metà di gennaio. Devo dire però che dopo l'esperienza di Crai che ho fatto quest'inverno e che mi è piaciuta tantissimo, perché è stata un'esperienza in cui ho portato sul palco i grandi musicisti anziani e puri della musica pugliese, i cantori di Carpino, Uccio Aloisi e il grande Matteo Salvatore, e insieme a Giovanni Lindo Ferretti abbiamo portato in giro questo spettacolo che appunto è fatto di musica, e quindi questa esperienza mi ha molto appassionato, mi è piaciuta assai, e chissà che anche A Sud adesso, con il disco A Sud, quello che porterò in giro non sarà un semplice concerto, ma forse qualcosa di più articolato, vediamo. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.